Allora, mister Mangia, prima sconfitta della sua gestione, bene per 20 minuti, poi si è spento l'interruttore. No, siamo partiti, è vero, siamo partiti abbastanza bene, pur non essendo molto pericolosi, però siamo partiti abbastanza bene. Primo tempo poi comunque, pur rischiando qualcosa, siamo riusciti a tenere, era ancora in equilibrio. Poi abbiamo fatto male, e quando si fa male 99 volte su 100 capita di perdere, ma è soprattutto giusto anche perderla. Lei è ereditato una squadra che ha subito 4 gol prima del suo avvento, ha blindato la difesa nelle prime due partite. Cosa è mancato oggi? Più errori collettivi, più errori dei singoli? No, per me non è mai un problema di singoli, è un discorso che quando non si fa bene, intanto si è squadra, sempre e comunque, dall'allenatore a tutte le altre componenti. Quando si fa male, le responsabilità sono da suddividere tra tutti, e non è mai una componente sola, secondo me, cioè non è tattica, tecnica, agonistica, sono un insieme di cose che quando si fa male vanno migliorate nettamente. Mi sembra l'impressione che si sia un po' scollata la squadra con le due punte. Lei ci ha sempre lavorato a Palermo con l'Under 21, anche a Varese. Qui è partito soltanto con Ebagua. C'è in cantiere a gennaio di lavorare sulle due punte, di coinvolgere più Sansovini? Ma ci può essere il discorso delle due punte, ma bisogna avere le caratteristiche di squadra per reggere le due punte. O le caratteristiche nell'atteggiamento per reggere le due punte. Sono una soltanto l'ultimissima su Marco Crimi, insomma, dato questo dispiacere, l'ha convocato in Under 21 per tutto il ciclo, poi il primo gol lo fa contro di lei. Deve stare più tranquillo, però, l'ho visto agitato. No, però è bravo Marco, ha l'atteggiamento giusto sempre, gli hanno fatto i complimenti per quello che ha fatto oggi. Mister, errori della sua squadra che ha commentato a parte, dal 2-1 però la storia poteva cambiare. C'è qualcosa che contestate nella gestione di gara al direttore di gara? Mai, per come sono fatto io, mai. Me l'ha fatta la stessa domanda a Bari, dicendomi se avevamo avuto qualche cosa a favore. Ho detto io non commento le prestazioni degli arbitri, perché ho visto direttamente durante il mio lavoro in nazionale la fatica e le difficoltà che hanno nel valutare le cose, e oggi la penso allo stesso modo. Quindi per me l'arbitro fa il suo mestiere al meglio, è uguale per entrambe le squadre, quindi le cose su cui dobbiamo migliorare noi sono altre. A proposito di lavoro pregresso, lei è un mister giovanissimo, nemmeno 40 anni, già un bel pezzo di strada fatta, però in Serie B è un esordiente. Come ha trovato questa categoria? Che considerazione fare anche a breve, lungo termine? No, beh, su una valutazione generale è ancora presto, perché ho fatto solo 3 partite. Però quello che mi ha sempre detto è che è un campionato difficile, che è un campionato lungo, dove la caratteristica principale è la continuità, che noi dobbiamo cercare. La ringrazio. Salve, arrivederci. Grazie.